Buonasera a tutti da Giancarlo Renzi e benvenuti in questo fantastico studio televisivo 4 del Nomentano in Roma. Oggi avremo una chicca, perché avremo un artista internazionale che per averlo qui chissà quanti miliardi di euro hanno speso. L'hanno rubato a Mediaset, perché lui della sua arte, del suo violino, di tutto quello che riesce a manipolare con quelle magiche mani, nonché dita, riesce a creare delle note meravigliose. Quindi ho l'onore di accoglierlo, anche con il vostro applauso, Mario Renzi, prego maestro. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Stasera vi farò ascoltare un brano strabiliante, difficilissimo. E io devo essere un po' presuntuoso, solo io riesco a suonare questo brano, perché è di una difficoltà enorme. Pensate che mi hanno soprannominato il più grande violinista vivente. Viventi, 21, 22, e cioè, 23. Zitto. Ora te ne accorgi. Il brano si intitola Chardas. Andiamo? Scusa, il violinista vivente. Sono io. Non ci siamo. Bravissimo. Maestro. Sì. Maestro. Ora te ne accorgi. Avevi presentato me come il più grande violinista vivente. Avete aggiunto anche 20, 21, 23, adesso 24. Suonerò una cosa che solo io canterò, una cosa che solo io so fare. Ah. O ti faccio vedere. Ah. Maestro. Avianusci care tu, ma tanto sapore tu, a me me l'ammazza, povero scendo me. Via via, pare mancante noi, ci cade tu di lume cuore, come io dai a scordare, quando cantava facia. Ciccaretto di lume core, come io t'hai assurda, quando incontrava un compagno, subito lo giarava, l'uomo son zuccarato, rincelo in terra veria, che bella la via, pareva un gran cicare tu di lume core.
Shekku shekku di lume cori, comunai asura. Grazie. Anche perché hai fatto la fine di Paganini, hai suonato con tre corde. Sì, ho suonato con tre corde, ma non mi sono arreso come papà. Grazie sempre.